La censura della società riflette la mancanza di fiducia in se stessa. Dico che per me esistono solo persone sane e persone tossiche e la gente mi dà addosso. Metto in avviso la gente del fatto che comunque i social creano un grosso danno e sono un pericolo e la gente mi dà addosso. Sprono qualcuno a muoversi, a darsi da fare per inseguire i propri sogni e la gente mi dà addosso. Non sono i miei messaggi ad essere sbagliati, sono io ad essere un po' politicamente scorretto. A dire la verità non ci vado mai leggero, sono abbastanza pesante con le parole. Io ho sempre odiato la censura, ho sempre odiato il fatto di dover essere edulcorati, ho sempre odiato quelle quattro del Moige. Tommy, ti prego. Che succede? È questo il problema che ti dicevo. Se bestemmi, se sei troppo diretto, se non ti addolcisci un po', la gente ti odierà. Ah, quindi per avere quattro views del cazzo e qualche commento positivo dovrei essere più arcobalenoso? Per il cazzo che me ne frega, vi potete disiscrivere in massa. Merda. Ma quanto si è rammollita la specie umana negli ultimi decenni? In questi Yarl Talk abbiamo parlato di vari argomenti. Alcuni hanno portato applausi, altri invece hanno acceso gli animi e fatto infuriare le masse, causando reazioni impensabili se contestualizzati in una società civile. Ma come siamo arrivati ad una situazione simile? Personalmente credo che almeno parte della colpa sia della società sempre più politicamente corretta in cui viviamo. Aziende, pubblicità, media e sfera politica, anche positivi per carità, come la tolleranza o l'essere inclusivi, li hanno masticati e ce li hanno vomitati nella forma più disgustosa. Critichi questo film con personaggi di colore, allora sei razzista. Compra questo giocattolo a tua figlia, oppure odi le donne. Non leggere questa autrice, oppure mi stai dicendo che sei transfobico. E così via. Comprare o non comprare a secondo di quello che fa comodo a queste grandi società, ottenendo agli occhi dei vostri amici la medaglietta di brava persona. Ma se fosse solo marketing, una questione di status e simili, non sarebbe un così grosso problema, non sarebbe troppo diverso dal comprarsi per un qualche status, insomma, sarebbe una moda passeggera. Purtroppo però le cose non sono così semplici, questo modo di pensare ha contaminato la società come un cancro e chi ne paga le spese? L'arte, gli artisti, i creativi, limitati perché ormai ci sono cose che non si possono più dire, non si possono più scrivere perché potrebbero offendere qualcuno. Ma non solo, a perderci ci siete anche voi, che scegliete di perdere la qualità di una storia per una pacca sulla spalla che vi date da soli. Ed ecco che l'umanità diventa debole, inesorabilmente, perché a furia di censurare opere, bandire battute o addirittura delle singole parole perché qualche demente potrebbe mettersi a piangere, diventate deboli e create una generazione di deboli. Non vedo l'ora di invecchiare per vedere i vostri figli cresciuti tra arcobaleni e cartoni che ti fanno la lezione sui pronomi da usare con le persone, sacrificando qualsiasi forma di avventura, azione o dramma, affrontare le avversità della vita. Quelle vere. Il politicamente corretto è quella cosa che vuole privarci del conflitto, ma non il conflitto inteso come la guerra che tutti sappiamo essere una cosa brutta, ma il conflitto nelle opere di fantasia, non è vero Netflix? Il conflitto verbale o anche solo ideologico, la visione del politicamente corretto è quella di un mondo distorto in cui tutti sono amici di tutti, tutti apprezzano qualsiasi cosa, tipo il mondo senza avvocati nella famosa scena dei Simpson per intenderci. E beh, che schifo. Noi umani siamo diavoli, come ricorda il buon Gonagai, e io voglio essere libero. Ed essere liberi significa essere liberi anche di odiare per i motivi più futili. Conflitto genera racconto, arte, passione. Non dimentichiamoci che tutte le più grandi epopee mai narrate parlano di guerre o di viaggi ricchi di avversità. Volete un mondo migliore? Impegnatevi a fare concretamente meno schifo. Migliorate voi stessi se proprio ci tenete. Volete storie più inclusive? Createne. O anche se ormai è passato in sordina, ricordate quando presero la sirenetta e ci passarono sopra una mano di vernice. Ma queste sono cose difficili, vero? Non è poi così facile migliorare se stessi o scrivere grandi storie. È molto più facile starsene lì,
dietro al computer a segnalare, a cancellare chi dice qualcosa di scomodo, controverso o semplicemente qualcosa che non vi piace. Bravi, bravi, siete voi gli eroi della storia. Non c'è mostro più crudele di uno che si sente un eroe.